La tana del ferito. Oh, oh, oh. Ciao Brederigno. Un bacione a tutti, grazie per aver partecipato. Buonanotte ragazzi, vi voglio buonanotte bene. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Allora, raga. Devo... Io volevo salutarvi. Oh, ciao. Ciao. Nella seta da relax, c'è proprio quasi un orgasmo. C'è proprio... Sentiti bene, cioè stai bene, la tua vita è a posto. Sto veramente bene, la mia vita è veramente a posto. Proprio fai proprio i versi. Ah, sto godendo, sto veramente stai godendo. Bene. Comincia a tremare proprio. Stai proprio bene. Ecco, guarda che fa la storia. Stai facendo una storia, chiedigli. Stai facendo una storia senza averla vista. Stai facendo una storia? Stai facendo una storia? Ma cosa? Alzati di colpo e incazzati. Questa cosa qua non ti va bene. Tu hai un diritto d'immagine. È una propria. Questa cosa non mi va bene. Questa cosa è una privazione del diritto d'immagine. Io vi chiederò il copyright. Incazzati, e io ma vi serio, denuncerò eh? Serio. Sono veramente incazzato. E parliamo poi di Zadde che flexa sulla panca. Questo che mi guarda. Ah, ehi. Cazzo, guardi, vuoi l'autografo? No, ah. Bella quella faccia di merda. Ma la fanno anche non. Ah, no, scusa, mi sono sbagliato. Mi sono confuso. Ti stavo guardando e purtroppo sono venuto. La fanno anche non. È la cosa più bella. Quello che viene... appunto descritto il carattere del leone ascendente scorpione. Se posso farti una piccola lettura e mi dici se in qualche modo ti rispecchi. Okay. Vai, tutto orecchi. Ok, allora. Le persone leone sono persone estremamente coraggiose. Reagisce ai segnali di pericolo in maniera poco razionale, spesso esagerata. Capace di attendere, tutto deve avere inizio sotto il suo controllo. Ama l'ordine, benché gli sia estranea la precisione della Vergine. Governato da Marte, può essere molto irritabile se qualcosa non va nel verso che si aspetta. Per questa ragione non gli è estraneo un aspetto piuttosto reazionario. La donna leone ha anch'ella una natura piuttosto audace, caratteristica che non intacca la sua femminilità e che al contrario le fa ottenere parecchi consensi in un mondo in cui il coraggio viene esaltato. Ti rispecchi in questa descrizione? Tendenzialmente sì, è vero che i leoni sono coraggiosi. Okay. Questo sì. Quindi comunque ti rispecchi in questa descrizione? Più o meno. Bene, ti ho letto la descrizione dell'ariete, se volevo proprio farti questo piccolo troll per farti capire che non valgono un c***o! I segni zodiacali non valgono un c***o! Non vale un c***o! Se io sono uno stronzo, non è perché sono ariete, è perché sono un figlio di... Come ci sono? No, è perché ho messo... 720, sì, ho cambiato cam. Rubino, sì, ho 720. 720, Rubino. No, sono i 22.55. Fratino, per favore, clicca Y e dammi sto abbraccio. Che cosa? Clicca Y e dammi sto abbraccio. Y? No, no, brother. L'ha fatto veramente! Quindi fai video che fanno ridere. Ma è un cartone alla sedia, dai. Alzati, dai un cartone alla sedia. Sì, scherzo su cose magari pesanti. Al mondo? Giorgio, prendila un po' sul... Scusa, c'era una mosca. Ditegli di entrare e uscire, ditegli di entrare e uscire, così parliamo un altro po'. Vorrebbe entrare e uscire. No! No, via, no. No, dai, no. Su. Io mi dissocio, però mi associo in privato. Però... Quanti anni hai, se posso chiederti? Non mi piace molto dire l'età, Ma diciamo che va dai 14 ai 15 o va dai 15 ai 18? 14 ai 15. Grazie per i beat, cazzo. Non sto cercando un modo per salutarti in maniera romanzata. Cioè, la... Tu vale. Yo, what's good? No. Ma che c***o ingresso è? Come stai? Tutto a posto? Io, no. Mi stai passando, scusami. Ma se non dico una c***a cosa nella live... Cioè, non che ti devo dire? Quello che hai detto tu per me, le storie. Cioè, che ti devo dire? È che due cose... Oh, vedi, lo sapevo. Però vabbè, vai. Io non voglio litigare con te, cioè, nel senso... No, se non dico questa cosa nella live, ti stai zitta perché saranno c***i miei, ok? Oh, ma la vivi! Ma parte, i tuoi, perché ripeto, non hai nessun diritto di dire c***i miei. Ciao, Ebbo! Te lo dico, sai che spacca. Ora che voglio ritornare sera, chi è il c***o che mi dona? Io voglio sapere chi è il c***o che mi dona mentre canto. Porco Dio, sono stoner, vai a fanculo.
Oddio, sì. Vabbè, però ti stavano a fare i regali, dovresti essere. Ma no, non sono contento. Ma come no? Ma scusa, io sto parlando della mia vita di strada, un coglione mi dona dei soldi. Ho capito, ma quello ti aiuta per la tua vita di strada, ti invia regali. L'hai rotta. Vabbè, quei regali che ti hanno fatto te ne compri un altro. Grazie tranquillo. Per i bitcoin. Vogliono tutti un... vogliono da cyber qualcosa, ma... Valerio, posso raccontarvi una barzelletta? Mm-hmm. Una puzzetta dice un'altra puzzetta. Perché sei triste? La mia ragazza mi ha mollato. Dai, guarda che c***o di risata che c'è, raga. Ma a te ti cresce la barba normale? Perché io sono sicuro che ci sarà qualche 2004 con la bamba, con la barba. No, bruttissimo. Un messaggio veramente apocalittico. Ho avuto un problema di dire. No, chiedo scusa a tutti. Scusa a tutti. Ho avuto un problema di pronuncia. Brutto, brutto. È tutto fatto apposta. Così rimane solo lui e streama lui. Bastardo. È tutto fatto apposta. La bamba, una sniffarsela. Pezzo di Il mondo della scuola. Non so se tu quanti anni hai, per esempio? Quanti anni ho? 06. Grazie per i bit, cazzo. Sì, effettivamente tu la scuola la vivi molto molto intensamente. Io vivo molto intensamente questa voglia di andarmene. Ti voglio tanto bene, sei una persona che stimo, ma purtroppo ho un saluto a lei. Quindi alla fine non possiamo considerarlo. A video? Sì, a video. Quanti TikTok fai? Facciamo minimo 10.000 views a video. Minimo. E poi si fa. No, 10.000 views! Paolo la tua merda non spacca e ti batto pure se vado a FK. Vai FK, io ti prendo con la capanna tata Pokémon. Senti qua, bom bom bom. Quando arrivo spacco tutto, due rime, tu a lutto. Guarda, vengo, ti ho distrutto, sei un poco a lutto, man. Scuola? Sì. Matteo, viaggio astrale, ora! Però adesso dai, sto riprendendo. Madonna, è incredibile, è il più bel viaggio di tutti, zio, sembra un pesce, esci dal viaggio. Dal telefono, non potevo girarmi. Ciao. Questo dipende. Rubino, come stai? Con la quasi la lettera elettronica. Andrò una memoria di merda io. Quando entrano si vedono, escono subito. Scusa Jody, non l'ho fatto apposta. Non ci hai messo veramente? Sì, non l'ho fatto apposta, che non vedevo lo schermo. Non mi fai cagare, va. Oh, sei la lumina di ciò.